Ciao a tutti, 6 serate evento, 6 puntate nel corso di tutta l'estate 2018. Il Banana Quiz ritorna, siamo al Banana di Salice Terme e questi sono i nostri primi concorrenti. La prima. Ciao, benvenuta. Grazie, ciao. Ciao, benvenuta al Banana Quiz. Allora, come ti chiami? Ludovica. Ciao Ludovica, mi dicono anche Lucrezia, è vero? No, sono Ludovica. E perché dicono Lucrezia? So, perché si confondono. Si confondono, mannaggia, bisogna... Allora specifichiamo, come ti chiami? Ludovica. Di dove sei? Voghera. Quanti anni hai? 17. 17 anni, ok. Allora, sei pronta per giocare? Sì. Prenderai la banana secondo te? Boh, sì, dai, ci provo. Sì, dai, ci provo. Mi piace questa carica che ci mette fin dall'inizio. Allora, apriamo per la prima volta dell'anno questa nostra scatola delle domande. Mi devi dire che carica ha l'elettrone. Via. Positiva? No, negativa. Allora, lei ha detto negativa, protoni positiva, neutroni neutra. Allora, lei ha detto come prima risposta positiva, quindi noi dobbiamo tenere in considerazione quella. E la risposta corretta è negativa. Brava, ottimo inizio. Complimenti, complimenti. Il punto è quello. L'hai studiato oggi? Ma hai studiato molto bene, come dicono dal pubblico. Sì, sì, infatti. Infatti mi bocceranno. Salutiamo la prof di scienze. Ok. Come... Ciao Giada. Ciao Giada. Allora, perché dai del tuo alla prof? Cioè... È la mia amica. Hai un'amica prof? Sì, sì. Ah, ok. Vabbè, ma scusa, allora ti darà il voto buono, no? No, non credo, perché se sbaglio questa cosa mi sa che... Ma che amica è? Giada, ma che amica sei? Cioè, non ho capito. Vabbè, va. Andiamo avanti, perso già una banana. Seconda domanda, vai. Cosa significa, e qua non puoi sbagliare, cosa significa pencil sharpener? Il temperamatite. E la risposta corretta è... Temperamatite! Brava! Prima risposta corretta, bravissima. Vai, puoi andare avanti. Qual è la grande città posta ai piedi dell'Etna? Via! Sicilia. Allora, attenzione, perché qual è la grande città? Sicilia. Signore e signori, abbiamo già... Allora, non fa geografia, potrebbe essere giustificata, ma chiediamole se conosce la differenza tra città e regione. No, non la so, sì, la so. Che cos'è una regione? La regione è tipo la Lombardia. Esatto, e quindi... La città, per esempio, di Lombardia è Milano. Brava, brava, vedi che lo sa. Perde la seconda banana perché non dice Catania, che è la città in Italia. No, oggi non so, oggi non ho un cervello. Non hai un cervello e non hai neanche più la banana, lo sai? Bene, quindi ne ho perse due già. Esatto, quindi non puoi più sbagliare, mi raccomando. Come si chiama il sistema operativo installato sugli iPhone e sugli iPad? Via. Aspetta. Dai, Lu, non puoi non saperlo. 5 secondi. Software. No, ho sbagliato, lo so. Allora, inizia con la I. Non me lo ricordo. Te lo faccio leggere, guarda. Legge qua. Io, è vero! O anche iOS, non iOS. Va bene, Lucrezia, non hai più banana. Non ce la faccio, stasera non ce la posso fare. Non ti preoccupare, guarda, sei stata meravigliosa. Vuoi salutare qualcuno? No, nessuno. No, nessuno. Non pubblicate. La pubblicheremo, sarai anche la prima di questa edizione. No, raga! Complimenti e buona serata al banana. Sì, grazie, mi divertirò. Grazie, grazie mille. Ciao! Ciao! Maglia del banana. Piacere, Federico. Piacere mio, Marco, ciao, molto piacere. Con quale unità di misura si determina la velocità o frequenza di un processore di computer? Via. Megahertz. Tu hai risposto in praticamente meno di un secondo. Megahertz. Ok. La risposta corretta è gigahertz. Vabbè, ma anche il mega un po'. È gigahertz, non è... C'era, ragazzi, è un complotto. Non è un complotto. Io dichiaro ufficialmente che non è un complotto. Nonostante le proteste, hai perso una banana. Ne hai ancora una, vai. Qual è il nome dell'attuale amministratore delegato di Apple? Via. Mirabelli Andrea. Ma sai che secondo me sì. Sì, ho vinto. Secondo me sì, aspetta che vado a vedere. No, mi sa che sei licenziato, no? C'è Tim Cook adesso, anche Cook. Ragazzi, così detto, scusa. Apple con Tim non esiste. Hai perso una banana. No, ho perso tutto, quindi. Quindi non puoi più sbagliare. In quale regione? Geografia. Sì. Sì. Ok, proprio con questo sospiro, no? In quale regione si trova il Vesuvio? Via. Oh. Non suggerite. 5 secondi.
Campagna. La risposta che ha dato è Campagna e la risposta corretta è Campagna. Ma bravo. ABB è il titolo di un grande successo di quale artista? Via. Gali. E la risposta corretta è Gali. Secondo me era Renato Zero, però potrebbe essere Renato Zero anche, però noi ci basiamo su Gali. Vai. No, ma a proposito, la sai ABB? Uff. Allora cantacela. Canta io. Cantacela. Uele uele. Vai, vai. Allora, mi devi dire una cosa. Mi devi dire una cosa. Mi devi dire una cosa molto molto importante, carissimo. Mi devi dire qual è il tuo frutto preferito. La banana! Ho trovato la banana! È incredibile! Poi subito! Sei già in finale! Sei già in finale! Ce n'è una su 270 domande! Abbiamo già il primo finalista del Banana Quiz 2018! È meraviglioso! Giorgia, ciao! Ciao! Benvenuta al Banana Quiz, come stai? Tutto bene. Di dove sei? Voghera. Hai scelto di partecipare al Banana Quiz perché? Ma boh! Ma boh! Io direi che come inizio il ma boh ci sta sempre, eh? Ma sì, per divertimento. Per divertimento, nonostante sia comunque piuttosto complicato. Eh sì, è molto difficile. Ecco sì, va bene. Allora, iniziamo con la prima domanda, va? Qual è il titolo del singolo musicale più venduto in Italia nel 2017? Via! Mi sei messo un po' in soggezione. Il mio. Chi? Il mio trap. Il mio trap? Ciao, sono a casa. Il mio trap, brano di? Gioca la Scott. Ok, allora il brano più venduto in Italia è stato... Ma come facevi a saperlo? Di Joker Scott. Come facevi a saperlo? Non lo so. Sei bravissimo. Grazie. Prego, hai sbagliato. Allora, è Sheeran con Perfect, ma dai. Babe. Ma non è possibile, ma... Allora, adesso io voglio sentire un pezzettino di quella canzone che hai detto. Dark. No, non per... No, no, quella che hai detto prima, quella che... No, no, ok. Io, mi chiamo Joker Scott e mangio solo prosciutto cotto. No, ma ci stava che fosse il singolo più venduto, è proprio... Qual è il nome scientifico del raffreddore? Via. Pensa anche alle medicine, come si chiamano? 4 secondi. Enterogermina. Allora, cosa farebbe Tina Cipollari al mio posto, secondo te? La cipolla, la cipolla, la cipolla. No, ma cosa sta dicendo? Ma cosa dice? Ma è pazzo. No, cioè, veramente, cioè, no, uscirebbe. Io vorrei uscire in questo momento, non posso, perché sono l'unico conduttore. È la rinite. È la rinite, ma... Dai, la rinite. Le medicine iniziano tutte così, no? La rinite, la rinite. Fra tutti i pianeti del sistema solare. Ok, sì. Pensa al sistema solare. Sì, ce li ho presenti tutti. Ce li hai presenti tutti? Ok, tutti a memoria. Sì, sì. Ok. Giove è il più grande, sì o no? Via. No. No, perché qual è il più grande? Saturno. È Giove il più grande. No. Cazzo, non è possibile. Non è possibile. Sei stata eliminata, fatele un applauso. Carissima, da dove vieni? Da Matera. Da Matera, che bello. Ma da Matera o da Mortara? Da Matera. Da Matera, e sei qua in? Sto studiando all'università a Pavia, quindi. Ah, che bello, e vieni qua al Banana a passare sabato sera durante tutta l'estate. Certo, sì. Brava, brava, e ti fai anche il Banana Quiz. Salutiamo chi guarda il Banana Quiz dalla Basilicata. Sì, saranno in tanti. Che bello, che bello, ciao, ciao amici della Basilicata. Allora, ti chiami? Nancy. Cara Nancy, io direi che devi fare una bellissima figura e portare alta la bandiera del Sud Italia, ok? Speriamo, sì, sì, speriamo. Poi vieni dall'università, mica sei una che abbiamo trovato così qua nel Parco di Salice. Ecco, va bene, senza offesa per quelle che stanno nel Parco di Salice. Vai, vai, come si chiamano le onde emesse dai dispositivi elettronici per trasmettere e scambiarsi informazioni? Vai. Le onde radio.
E lei mi dice con un sorriso che racconta la sua tranquillità e la sua cultura, la sua intelligenza onde radio. Vediamo se è effettivamente così. È onde radio! Qual è il nome commerciale della corrente versione software del sistema operativo Android 8.1? Via! iOS. Allora, lei ha risposto iOS o iOS. Abbiamo parlato di sistema operativo Android. Ah, ok, no, allora non può essere. Ti viene in mente qualcos'altro? No. No, la risposta corretta era Oreo. Come biscotti. Okay. No, non lo sapevo. Sì, devi sapere che loro amano chiamare i sistemi operativi con i nomi... Biscotti, perfetto. Biscotti, lo sapevi? No. No, vabbè, hai imparato una cosa nuova. Quale cantante femminile ha inciso una cover di successo del recente brano di Young Signorino Ahaha? Via! Gioco la seconda banana perché non la so. Si gioca la seconda banana. Qualcuno di voi sa la canzone di Young Signorino Ahaha? Non la sa, no, no, tu la sai. Assolutamente no, per fortuna. Sì, confermo, poi magari qualcuno che ci guarda è un fan, ma in realtà no, meglio di no. Meglio di no. Sai chi è? Dolce Nera. Ah, ecco, no, non l'avrei mai detto. Non l'avresti mai detto, invece ha fatto una cover, hai perso la seconda banana e quindi non puoi più sbagliare. Ok, pesco. Di quale continente fa parte il Lussemburgo? Dell'Europa. Eh certo, dell'Europa, dai, ma dai che era semplice. Vai. Quanto tempo impiega la Terra a fare un giro completo attorno al Sole? Via. 365 giorni. Lei mi ha detto 365 giorni, che equivalgono anche a? Un anno. La risposta corretta è questa, brava! Qual è l'indicativo passato prossimo del verbo essere in prima persona singolare? Via! Passato prossimo... Io sono stato. Lei mi risponde subito, non sta neanche troppo lì a pensarci, e mi dice io sono stato. La risposta corretta è... Ragazzi, è io sono stato! Brava! È corretto dire spero che vadi bene o spero che vada bene? Via! Vada bene. La risposta corretta è ovviamente vada bene, ma brava Nancy! Grazie! Ma senti, ma queste menti della Basilicata, siete tutti così in Basilicata o sei tu proprio il fiore all'occhiello? No, è più o meno, sono più o meno nella media. Come mai in Basilicata c'è questa cultura generale sopra il livello? Ma Matera è la capitale della cultura del 2019, quindi... Ah, vedi? E tu giustamente stai raccontando la cultura che arriverà anche in Basilicata. Vai, prossima domanda, siamo alla domanda numero 8. Mamma mia. Siamo ancora sulla geografia. No. Però prima te la sei cavata. Questa non era difficilissima, questa è leggermente più difficile. Però sai dove si studia? Alle elementari o forse alle medie? No, non mi dire che è una provincia, un capoluogo. Quante sono in Italia le regioni a statuto speciale? Via! 5. Lei mi risponde 5, si accarezza il volto. Forse. Si accarezza il viso tranquillamente. C'è qualcuno che dice anche che è giusta. E in effetti è giusta, sono 5. Come si intitolava il terzo tour di Avril Lavigne? Via. Non ho la minima idea. 5 secondi. No, non lo so. Niente. Mannaggia. Allora, la risposta corretta era The Best Damn Tour. Niente, vabbè. Allora, io direi che intanto la prima cosa è che dovrai andare a un concerto di Avril Lavigne, ma secondariamente ti meriti un applauso, fate un applauso a Nancy! Grazie. Te lo meriti perché hai fatto un figurone. Mai dire mai, potresti essere la vincitrice perché hai fatto veramente dei numeri importanti, quindi ci sentiamo più avanti. Ok, aspetterò. Grazie. Buonasera. Ciao. Hello. Good evening. C'è già che ci siamo. Esatto, bravo. Già, io c'ho fame tra l'altro. Come ti chiami, da dove vieni e quanti anni hai? Posso fare uno per volta? Ti ho già messo in difficoltà. Allora, mi chiamo Rodian, Nicola, vengo da Voghera, sono nato in Romania. E cos'è che devo dire ancora? Dove abito? L'ho già detto. No, l'hai già detto l'età, se vuoi. Devo farne 23. Devi farne 23, perfetto. A breve? A breve, sì. Lente trasparente nel nostro occhio si chiama lenticchia o cristallino? Cristallino.
Cioè, neanche ho fatto partire il tempo. È cristallino, bravo! Prima domanda corretta, vai con la prossima. Ascolta, ma come mai lo sapevi? Perché mio padre è un ottico. Vabbè, cioè. Ok. Qual è il termine usato per indicare quando una sostanza passa dallo stato solido a quello aeriforme senza passare dallo stato liquido? Via. Madonna. Vai. 5 secondi. Non lo so, gioco la banana. Ha giocato la banana. Qual è la risposta? Allora, il nostro Salvo, nonché sicurezza assoluta del banana, dice sublimazione. La risposta corretta, leggila tu. Sublimazione. Era sublimazione. Mi devi dire che cosa significa il prefisso mega. Via. Il prefisso mega. 5 secondi. Non ho la più pallida idea. Dai, gioco ancora la banana. Allora, gioca ancora la banana. Allora, tu pensa, il prefisso mega solitamente lo trovi davanti a quali parole? Non lo so. Pensa a megabyte. Ah, megabyte, sì. E quindi mega significa? Grande. Cioè. No. Significa milione. Ah, milione in quel senso. Sì. Ah, ok. La prossima domanda è una domanda particolare. È una domanda che i nostri concorrenti di solito non amano, perché è una domanda un po' pelosa. Un po' pelosa. Va bene, quindi. Senti, ascolta, ma. È una scimmia? Scimmia, sei stato eliminato. Vabbè, oh, dai. No, mi dispiace. Va bene, dai. Mi dispiace tantissimo. Ascolta, vabbè. Stato divertendo lo stesso. Ti sei divertito? Sì, sì. Allora, vuoi salutare qualcuno? No, nessuno, guarda, sono. Perché nessuno? Perché ce l'hai con tutti. No. No, perché tanto è inutile salutarli, perché già mi rompono i miei amici ogni 2x3, quindi okay. È inutile salutarli. Okay. Mi mandano a cagare ogni 2 secondi, quindi no. Ma lasciatelo stare, suo povero ragazzo, cioè, ma cosa continuate a disturbarlo? Già lavoro, poi mi rompete i c***i anche di prima mattina. Cosa ti chiedono alle 6 del mattino? Ma sì, mi chiedono se esco al pomeriggio. Ah, ok, perché loro già al mattino si organizzano. Beh, giustamente, ok, poi esce o non esce? Sì, no, poi esco, è bello quello. Esco ogni pomeriggio, poi sto fino alla tarda serata e rompono le palle lo stesso. Allora, sappiate che lui c'è il pomeriggio, ok? Quindi non chiedeteglielo più, lasciatelo in pace il mattino. Sempre, il mio numero ce l'avete purtroppo, però prima o poi lo cambierò, tranquilli. Prima che cambi il numero, che poi non riuscite più a rintracciarlo, basta, lasciatelo perdere, ok? Buonasera! Buonasera! Allora, tu sei di casa qua? Sì, lavoro qua. Esatto. Però per chi ci segue magari non ti conosce, come ti chiami? Federico Albertocchi. Di dove sei? Della zona. Perché non vuoi dirlo? Cosa nascondi nella tua vita? Niente, non voglio dirlo. Non lo vuole dire? Io non lo so, voglio scoprire come mai. Penso che dopo la telecamera è spenta e vorrò indagare. Ascolta, sei pronto per il banana quiz? No. No, nemmeno io, però giochiamo. Vai. Qual è il nome proprio di persona, e non suggerite, mi raccomando, qual è il nome proprio di persona più diffuso in Cina? Via. È una domanda questa. Sì. 5 secondi. Jolly. Banana, gioca la banana subito. Ok. Guarda un po' qual è. Way. È way. Va bene, way. Bastava dire way. Vabbè. Pensa quando uno chiama uno che si. Che doveva passare uno. Way. Way. Vabbè, è così, insomma. Si chiamano così in Cina. Way. Tutto. Come si traduce in inglese? Non puoi non saperlo. Fragola. Strawberry. La risposta corretta è strawberry. Vai, grande, vai, via, veloce. Mi dovresti dire, gentilmente, il mese e l'anno di morte di Steve Jobs. Via. Minchia. 5 secondi. 2013, mese marzo. Allora, lui dice marzo 2013. Steve Jobs morì nell'anno 2011 ad ottobre. E quindi perdi la seconda banana. Mi raccomando, non puoi più sbagliare. Concentrazione massima. Gli elementi della porta nel calcio sono pali, la traversa e la rete. La rete. Gli elementi della porta, la rete. La rete? La rete. È la rete! Mi hai fatto cagare addosso. Lo so, l'ho fatto apposta. Il marchio Mulino Bianco, sì. A quale altra famosa azienda produttrice di pasta appartiene? Non suggerite. Barilla.
La risposta corretta è Barilla. Aspetta, vai, vai. Come si chiama l'arma femminile della scherma? Via. Fioretto? Lui mi ha risposto fioretto. La risposta corretta... Ha sbagliato. Perché? Cosa ti è venuto in mente? Non quella parola, è un'altra parola. È un'altra parola. Niente. La risposta corretta è... Fioretto! E vai avanti! Vai, vai. Vai, prossima! Chi ha portato al successo... Attenzione, concentrati. Chi ha portato al successo e non suggerite il brano Favorisca i sentimenti? Mica... Porco di quella puttana. 5 secondi. Cremonini, no. Io non lo so, ragazzi. Io questa musica qua non la seguo. Allora, ditelo voi. Fedez. Non ho detto Fedez. La risposta corretta è Fedez e J-Ax. No. Eh sì. Non aveva più banane, quindi sei stato eliminato. Vedremo se poi sarai stato tu colui che ha risposto correttamente al maggior numero di domande. Ok, quindi mai dire mai. Per il momento, vuoi salutare qualcuno? La mia amichetta Fedi, mio fratello Ale, la mia amichetta Alice e la mia ragazzina a casa. A casa? Come si chiama chi è a casa? Chiara. Chiara, ok. Dove abiti? Non te lo dico. Ok, va bene. Ciao, grazie mille. Biondissima, buonasera, come si chiama? Federica. Buonasera Federica, benvenuta, da dove arriva? Tortona. Da? Tortona. Ah, da Tortona, scusa, Tortona, ok. Ok, ascolta, perché hai scelto di partecipare a Banana Quiz? Mi ha obbligata Albertocchi. Perfetto, ok. Allora, diamo in via la tua gara, apriamo l'urna. Vai, prima domanda. Cosa significa la sigla LCD di uno schermo? Via. LCD. 6 secondi. Allora. Vabbè, il tempo è finito. Finito. Secondo me, boh. No, non lo so. Non lo so, veramente. Non ci ho mai pensato. Cosa vuol dire? Non ci ho mai pensato. Hai a casa una TV LCD? Boh. Sì, magari sì. Magari sì. No? Stanotte andrà a controllare prima. Vuol dire Liquid Crystal Display. Allora sì, ce l'ho. Perché? Perché è liquida? Perché è liquida, sì. Viva le TV liquide. Vai! Come viene definito il passaggio dallo stato aeriforme allo stato solido di una sostanza senza passare da quello liquido? Via. Solidificazione. Lei mi dice in un secondo solidificazione. E la risposta corretta è... brinamento. E mi perde una seconda banana. In matematica. Che c'è con la matematica? Un rapporto bruttissimo, vabbè. In matematica qual è la proprietà secondo cui cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, commutativa. No, sì. No. Allora. Sì. Sì o no? Sì. La risposta è commutativa. Grazie. 200 chilometri. Quanti metri sono? Via. Allora, un metro sono 1000 chilometri. No, un chilometro. 3 secondi. Due. Allora, è scaduto il tempo. Boh, non lo so. Cosa avresti detto? 2 milioni. 200. No. 2 milioni. No, sono 200.000 chilometri. Quanti metri sono? No. Era, lo sta dicendo. 200 chilometri, quanti metri sono? 200 chilometri. No, matematica non la so. Era 200.000 la risposta. 200.000. Esatto. Mi dispiace, ma sei stata eliminata. Però sei stata simpatica. Ma molto simpaticissima. Ascolta, chi vuoi salutare? Albertocchi. A parte lui che è qua, certo che è lì che sorride. Smaglia, ha perso. È andata malissimo. Ecco. La mia prof di matematica. Ah certo, come si chiama? Maria... Non lo sa. No, cioè... Cananzi. Maria Cananzi. Maria Luisa, Cananzi. Cananzi, salve prof Maria Luisa Cananzi. Faccia... Era anche la sua, della nostra Lella, che meraviglia. Ma Maria Luisa? Maria, non lo sa neanche Lella, vabbè. Però faccio un lavoro migliore però con questa ragazza perché non era molto preparata. Grazie. Grazie a te, ciao. Allora, siamo con due Alessandri ma soltanto uno dei due gioca. Chi gioca? Io gioco. Perché?
Perché sono molto più forte di lui. Come mai? Furbo e io no. Ok, però tu hai un ruolo fondamentale in questo momento. Sai per lui il? Personal trainer. Esatto, e come lo prepari? Come vuole lui. Dacci una dimostrazione. Mi scalda i muscoli. Ma sai che qua sarebbe più che altro il cervello più che i muscoli. Vabbè, ma quello ce l'ha a posto. Ah, ok, su quello meno. Andiamo sul sicuro. Va bene. Allora, da dove vieni? Quanti anni hai? Vengo da Casteggio e ho 19 anni. Perfetto, vai, via. Quante ore impiega la Terra a fare un giro su se stessa? Via. Su se stessa impiega 24 ore. Devo aggiungere anche i minuti? No, non lo so, 24 ore e qualche minuto. Allora, la risposta corretta è... Secondo te ha detto giusto o sbagliato? No. Non è tipo 360 giorni. Allora, lui dice 360 giorni, lui dice 24 ore. E io dico, meno male che gioca lui, 24 ore! grazie. Bravo! Seconda domanda. Bene, mi ha preparato molto. Sta preparando bene, sta funzionando, bravo. Meno male che non l'ascolto, meno male che non l'ascolto. Esatto. Nel film La carica dei 101, attenzione, quanti cuccioli nascono? Via. Non suggerire. Secondo me due. Allora, lui dice due. Secondo te invece? 101. Carica del 101, giustamente, ce ne saranno nati 101, no? Lui ha detto 2, la risposta corretta invece è 15. Non lo sapevo e non l'ho mai visto. Vabbè, giustamente, non è che può sapere tutto, insomma, poi... No, non è finita. Hai perso una banana. I nomi dei due gas... Sì, mi raccomando, preparalo tu. No, ma è già pronto. Ok. I nomi dei due gas di cui è composta principalmente l'atmosfera terrestre. Non suggerite... Ma allora, due gas principali... Allora, c'è... 5 secondi. L'azoto e l'ossigeno. Allora, lui ha detto azoto ed ossigeno. I ragazzi del pubblico dicono che è giusto. Secondo te? È giusta. Me la stanno tirando, me la stanno tirando. La risposta corretta è azoto e ossigeno. Oh, Marigioli. Grazie. Pensa a quello che succede quando hai davanti uno schermo. Okay. E ti chiedo di dirmi in 10 secondi il logo di Windows. Cosa rappresenta? Allora, quattro finestrelle, il logo di Windows, una finestra. Allora, lui ha detto quattro finestrelle e una finestra. Una finestra alla fine, divisa in quattro. La risposta corretta è una finestra! Qual è l'unico articolo determinativo della lingua inglese? The. È giusta. È giusta. Qual è quindi? De. 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 Uè, Nanu. È un po' un latino. La risposta è de, bravissimo. Sta andando alla grande, è ancora una banana. Qual è il nome del famoso asino amico di Shrek? Via. Non suggerite. Io. Sono io. Ah, ma è facile. Ciuchino. Quale? Ciuchino. Ciuchino ha detto lui. Ciuchino. La risposta corretta è... Ciuchino, vieni qua. Sì, è Ciuchino. Non lo so lui, Ciuchino. Ciuchino, vieni qua. Ma c'è Shrek che mi dice Ciuchino. Vieni qua. Vieni qua. La risposta è Ciuchino! Vai avanti! Qual è il simbolo del ferro nella tavola periodica degli elementi? Via! F! Ragazzi, F è giusto, ovviamente. Su quale canale televisivo va in onda il programma Vuoi scommettere? Su canale 5. L'abbiamo visto al Disney, perché il preparatore non sbaglia mai. Michel Hunziker. È canale 5, corretto! Che cos'è un giavellotto? La Madonna se la... Il giavellotto, lo lanciano gli atleti, è un'asta che si inficca nel terreno dopo un tot di metri, lo lanciano... Nelle Olimpiadi. È un'asta. Un bastone che lanciano. Un bastoncino. Sì, un'asta. Facciamo che avevi ancora la banana. Facciamo che avevo la banana. Esatto, perché era una lancia. Cosa significa CIA? La famosa agenzia di spionaggio americana. Via. 5 secondi. Central Investigation of America. Central Investigation of America.
ma vuole camminare. Secondo te? No, 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 è sbagliato. È sbagliato. Perché secondo te che cos'è? Non lo so, ma è sbagliato. La risposta è Central Intelligence Agency. Non la sapevo. Mamma mia. Allora, lui ha fatto un numero altissimo. Se tu dovessi essere colui che ha risposto correttamente al maggior numero di domande, saresti comunque il vincitore. Quindi non c'è nessuno che ne abbia fatte 10. Esatto, ma nel frattempo glielo facciamo un applauso? Un applauso anch'io, perché congratulazioni. Di arrivare fino a questo punto, quindi sei stato bravissimo, ma soprattutto tu. Grazie al personal trainer che... come Liverpool. Grazie. Finale. Mai dire mai, grazie mille ragazzi. Allora, il preparatore è sempre lo stesso, ma è cambiato il concorrente. Come ti chiami? Francesco. E dove sei? Lungavilla. Lungavilla, quanti anni hai? 20 quest'anno, a dicembre. Hai anche... no, non è per te il coro. No, però c'è il coro, se lo fanno c'è il coro. Dai, su. Coro. Oh, Marigioli. Oh, Marigioli. Marigioli. Qual è la traduzione di c'era una volta in inglese? Via. La so anch'io. 5 secondi. Fuck. 2 secondi. Once upon a time. Once upon a time, dice lui. E la risposta corretta è once upon a time. Dovresti dire, se lo sai, qual è l'animale terrestre più veloce? Via. Il ghepardo. Lui mi risponde ghepardo e la risposta corretta è, preparatore? Ghepardo. È il ghepardo! Chi interpreta il brano Dolce Droga? Via. Lo suggerite? Non l'ho preparato. Gali? Allora, lui risponde Gali. Qua dietro ridono. La risposta corretta è Young Signorino. No! Signorino non la so, raga, non la so, La sonda spaziale Voyager porta con sé un disco placcato in oro contenente immagini e suoni della Terra. Vero o falso? Vero. Tu rispondi vero. Allora, devi sapere che la sonda spaziale Voyager... arrotolatore, tutte false. La risposta corretta è vero! La prossima domanda... è una domanda molto particolare, devo dire, ti dirò, sono sincero. Ascolta, di che colore è questa scatola? Gialla. Esatto. E di che colore è questa fascia? Gialla. Esatto. Di che colore è quella giubbotto laggiù? Credo gialla, mi sembra. Cosa c'è di giallo nel mondo della frutta? Banana? Mm-hmm. Ah, devo dirtene, devo dirtene un po'? No, mi basta anche una, volevo. Limone? Limone, ok, perfetto. Tu lo sai che qui dentro, in mezzo a più di 200 domande, c'è anche un frutto? Ma frutto proprio materiale? C'è un biglietto con sopra un frutto. Ah, ok, va bene. Sai qual è quel frutto? Dai. La banana. Ecco. E sai se trovi la banana cosa succede? Cosa succede? Che vai dritto in finale. Ma attenzione, c'è anche la scimmia. Ah. E se prendi la scimmia... Vai fuori dalle balle, detto così proprio crudelmente. Se me lo dici. Allora, secondo te ha preso la scimmia o la banana? Scimmia palese. Allora, se c'è la scimmia ti saluto. Se c'è la banana ci rivediamo dritti dritti a fine ottobre in finale. Va bene. Allora. Oh! Io in mano ho una banana! Sei in finale! Grazie, è importantissimo. Allora, vieni qua. Sei ufficialmente secondo finalista del Banana Quiz 2018. Sì. Ci rivediamo a fine ottobre. Perfetto. Allora, tu preparalo per la finale. Sì, preparatore migliore, contattatemi per preparare. Editato dall'estate. Mi raccomando, datevi da fare. Seguite le puntate successive del Banana Quiz, ovviamente. Gli avversari. Esatto, per vedere gli avversari. Studiamo le tattiche, è già in finale, è già cattivo, è già, l'ha già vinto. Grande, complimenti. Grazie. Il nostro finalista, grazie mille. Grande. Buonasera. Ciao. Allora, chi delle due gioca? Lei. Tu, e tu sei nel ruolo di? Supporter. Supporter, ok, vieni vicino a me. Ascolta, come ti chiami? Sara. Quanti anni hai? 19. Sei fidanzata? No. No, non è fidanzata. E mi dicono anche che? Non sono a caccia. Ma io non volevo chiederti questo, no? Lo so già. Ah, ok, vabbè. Comunque, no, nel senso, al Banana ci sono un sacco di bei ragazzi. Sì.
Lismi. No, perché Lismi? Sì, 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 belli. Il Banana Quiz viene guardato da bellissimi ragazzi. Sì. Quindi secondo me se ci ritroveremo la prossima volta sarai felicemente accompagnata, vedrai. Ma sicuro vedrai, vedrai. Ascolta, inizia a fare bella figura col Banana Quiz perché i ragazzi adorano quando le ragazze vanno bene a Banana Quiz. Va bene, ok. Ci provo. Qual è il nome del mitico fondatore e primo re di Roma? Romolo. Romolo, corretto! Vai! Quale sostanza favorisce la visione crepuscolare? Via! Che c***o è? 5 secondi. Non ho mai studiato scienze. L'ha messo. Banana, banana, banana. Mi ha giocato la banana. Ok. Vuoi saperlo? Sì. Ok. Leggi tu. Beta carotene. Ma beta carotene. Ma cosa ne vuole sapere lei? Qual è il nome proprio di persona più diffuso in Brasile? Via. Ma sono difficili queste. 5 secondi. Javier. Javier, ridimmelo. Javier. Comunque, come dice lei, Javier, io penso che uno stuolo di ragazzi, secondo me, la vorrà conquistare, perché come lo dice lei, non lo dice nessuno, guarda, ok. Leggimi però il nome corretto, perché non è Javier, ma è Miguel. È Miguel. Questa piccolina, piccolina, piccolina. Cosa? È la scimmia. Lei dice che è la scimmia. Andiamo a vedere. Non è la scimmia, è una domanda. In informatica. No, no, devo dare l'esame. Perché questa reazione? Voglio sapere. L'esame. Quando è l'esame? 29 giugno. Il 29 giugno. Cosa? Quando viva l'esame, la domanda. Allora, da quanto tempo devi dare questo esame? Da febbraio. Vabbè, dai, non è tanto, non è tanto. Allora. Un anno, non poteva essere più di febbraio. Ok, ok. Allora, se sei già a un buon livello di preparazione, questa la sai. In informatica, da quali numeri è composto il sistema binario? 0 e 1. 0 e 1! Un pugile può colpire il suo avversario al di sotto della cintura? No. Lei ha ragionato e mi ha risposto no. Allora, secondo te al di sotto della cintura un pugile può essere colpito? Non lo so. Cosa sarebbe meglio? No. Sì, perché lo stendi diretto. Secondo me no, perché sennò cade subito per terra. Infatti. E quindi è no, bravissima! Brava, vai avanti. Di che colore è il colore della clorofilla? Scienze. Verde. Allora, lei a pochi secondi dal decimo mi ha risposto verde. La risposta corretta è verde. È verde. Qual è la radice quadrata, non suggerite, di 100? 10. La risposta è corretta. Sport in cui gli atleti stanno con l'acqua alla gola. Pallanuoto. Lei dice pallanuoto e la risposta corretta è pallanuoto. Qual è? Mi raccomando, non puoi più sbagliare. Qual è la regione italiana con la maggior produzione di arance? La Sicilia. Allora, lei risponde titubante. So. O la? E la Campania. Secondo te la Sicilia o la Campania? Oh, io direi Sicilia. Io ti posso dire che è una di queste due. No, raga, impazzisco. Se sbagli, se è sbagliata, sei eliminata. Lo so. Guarda qual è la risposta. È la Sicilia! Attenzione, se non la sbagli, sei in finale. Sei direttamente in finale. Se la sbagli, sei eliminata. Sei per sempre? Sì. Per tutta la vita sei lì. Mi bannate. Ti eliminiamo dalla terra. Va bene. Cosa indica il colore marrone sulle cartine geografiche? Le montagne. Lei ha risposto le montagne. Allora, io invito i suoi amici a venire qua. Perché venite, venite ragazzi, venite, venite qua, venite qua, venite qua. Allora, venite, venite.
perché se è corretta dovete farle una festa della Madonna, perché è in finale. Vai, vai in mezzo a loro, vai in mezzo a loro. Se è sbagliata, ammazzatela. Allora, io voglio anche la registrazione sul cellulare, perché qualsiasi cosa accada sarà memorabile. Allora, la risposta che tu... Più vicini, più vicini. La risposta che tu hai dato è... Corretta! Sei in finale! Sei in finale! Sì, finalmente! Ci rivediamo a fine ottobre! Va bene! Complimenti! Grazie! Meraviglioso, complimenti. La prima puntata evento del Banana Quiz è finita, ma noi torniamo al Banana di Salice Terme ovviamente sabato 30 giugno, come ogni ultimo sabato del mese. Grazie mille per averci seguito, grazie allo staff di Jam Media, grazie allo staff del Banana e a presto.